Andremo a preparare dei paccheri alla norma di pesce spada. Ci serviranno della passata di datterino giallo, del pesce spada, melanzana, paccheri, origano, capperi e uno spicchietto d'aglio. Partiamo con uno spicchietto d'aglio e andremo a tritarlo, tirando via sempre la nostra anima dell'aglio. Iniziamo a metterlo in padella, che andremo a soffriggere insieme alla melanzana, e andiamo a tagliarla a cubettini. Qui mettiamo dell'olio, aggiungiamo dell'origano, una decina di capperi. Nel frattempo che la nostra melanzana prenda colore, tagliamo cubettini il pesce spada, che ho già fatto a pezzettini. Dopo 10 minuti che la nostra melanzana è sul fuoco, andiamo ad aggiungere i cubettini di pesce spada. Li facciamo cuocere altri 10 minuti, in modo tale da renderli dorati. Nel frattempo andiamo a calare i paccheri cozzolino. Dopo 10 minuti di cottura andiamo ad aggiungere la nostra passata di datterino giallo a sapori antichi, giusto per dare cremosità al piatto. Una volta che i nostri paccheri sono cotti, io l'ho già scolati, andiamo a metterli nel nostro sughettino con un goccio di acqua di cottura per rendere il tutto più blando. Finiamo l'ultimo minuto di cottura dei paccheri, giusto per insaporirli, col pesce spada e le melanzane. I nostri paccheri alla norma di pesce spada sono pronti. Andiamo all'impiatto. Lasciateli belli cremosi, visto che il pacchero è una pasta impegnativa. Mettiamo sopra un po' di melanzane, un po' di pesce spada. Aggiungiamo una fogliolina di basilico per dargli profumo e colore, un filo di olio extravergine. E voilà, paccheri alla norma di pesce spada. Buon appetito!